E buonasera a tutti. Buonasera, signori e signore. Stasera parleremo di Simone Pianetti. La canzone che avete appena sentito in sottofondo. Non per voi di YouTube. Voi non potete ascoltare le canzoni con copyright. Ma in diretta su Twitch sì. Allora, ehm, la canzone che state sentendo qui sotto è una canzone dei Folkstone che si chiama proprio Simone Pianetti. Canzone. Indovinate un po' a chi dedicata. Bene, 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 bene. Comandiamo, comandiamo. Ah, è, è da un po' di giorni che non vado live. Da domenica, quando abbiamo fatto il roto porco quindi sono tipo tre giorni lontano da Twitch, oddio lontano da Twitch si fa per dire, lontano dal tasto start streaming e vabbè vabbè comunque diciamo che ci siamo, buonasera Edrin, Edrin10 buonasera, benvenuto benvenuta non, non, non so bene qual è il tuo sesso ma non verrò a sbirciarti dentro le mutande perché non mi interessa Um, benvenut Asterisco o, o Sva, insomma, mettici la lettera che vuoi in fondo. Oddio, per un attimo ho letto Simone Panetti. No, quello è un altro. Quello è un altro. Quello, quello c'ha la Y finale. <ride> Comunque, la canzone dei Folkstone è finita. Um, torniamo, torniamo a mettere i nostri pezzettini low-fi. Anche se in realtà, buonasera, Spettro Silenzioso. Buonasera, mettiti pure comodo. Noi qua tra un po' partiamo stasera. Tra l'altro, c'è tanta 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 roba da raccontarsi. Eh? Stasera c'è proprio tanta roba. Um, dicevo, abbiamo sentito poco fa la canzone dei Folkestone che si chiama Simone Pianetti. Simone Pianetti, che è, tra l'altro, un personaggio uh, vissuto nel secolo scorso, che um, è insomma, delle mie zone, si può dire, no? Eh, Val Brembana, quindi, quindi, qua vicino, un quarto d'ora, dieci minuti, inizia da, da casa mia. E inizia la Val Brembana. Lui, lui stava un po' più su, uh, però, insomma, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Se mi identifico come un panzer tedesco, che lettera ci va? In fondo, vedi? La schwa, serve così la gente non ti può cacare il cazzo. Tu usi la e, e fai. Ciao Edrin, benvenuto, basta, non mi puoi rompere i coglioni perché la E è, è, il, è come il 42, è la risposta a qualsiasi quesito dell'universo, no? Cioè il senso della vita sta, la, la risposta è il 42, no? Quindi eh, la Shva è la lettera scarlatta, no? Non è vero, non è scarlatta ma è perfetta per includere tutti... A parte, oh buonasera Sara, buonasera carissima, a parte le persone che hanno um, problemi di cecità, ho scoperto. Uh, vabbè dai, scaldiamo i motori, intanto vi racconto questo piccolo aneddoto. Uh, trovate in me una persona eh, che cerca l'inclusività, lo sapete benissimo, oh, e, e sono favorevole fondamentalmente all'utilizzo all della Shva, anche perché è un... Foneticamente parlando, è un suono che almeno qui da me si, se ne abusa. Così come a Napoli, per esempio. La E è una, una lettera. Da, è una lettera. Scusate. È un suono che più o meno sappiamo fare tutti. Chi conosce l'inglese sa fare, quindi è, è amico, è un suono amico. Ehm... Il problema, il problema vero è che uh, per tutti i programmi di uh, lettura del testo, per, uh, per le persone non vedenti, la SVA viene letta con come e capovolta. Quindi, Edrin 10, benvenuta e capovolta in questo canale, sono il tuo chiodo fisso. Eh vabbè, povero Panetti, povero Panetti. Sì, sì, povero Panetti, proprio lui, proprio lui. No, no, ahimè, ahimè, stasera non si parlerà del buon Simone. Stasera parleremo del buon Simone Panetti, ma parleremo del buon Simone Pianetti. Buonasera Sfasano. Buonasera John Porchi. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Allora, dicevo, dicevo, per chi è arrivato un po' tardi, si è perso l'intro, durante l'intro ho messo una canzone, um, la canzone dei Folkstone, che si chiama Simone Pianetti, proprio omonima. Uh, ma la domanda è, ma sto, sto Simone, sto Simone Pianetti? Nato nel 1858, il 7 febbraio, due giorni dopo di me, non nello stesso anno. Voglio dire: ma come fa l'eco il mito? No? Perché alla fine è il mito questo. L'eco, sentirsi ancora dopo così tanti anni? La domanda sorge, no? Nelle nostre giovani menti, giovanissime direi, no? E quindi vorrei um, buttarvi lì una intro, una intro così, della serie. Allora, io vi butto lì l'intro. Se l'intro vi piace, vi mettete comodi e andate avanti a ascoltare tutta la storia che ho da raccontarvi stasera. Se invece non vi piace, mi fate la sub e vaffanculo e potete andare dove volete. Allora, l'intro è questa. Estate 1914. Mentre il mondo è sconvolto dallo scoppio della prima guerra mondiale, in un paesino della Val Brembana, vicino Bergamo, Simone Pianetti uccide sette persone. Cadono sotto i colpi di fucile il parroco, il medico del paese, il segretario comunale e sua figlia, un giudice conciliatore, il messo comunale e una contadina. Quello che sembra solo un brutale gesto di follia nasconde una realtà drammatica. Pianetti si è scontrato con i rappresentanti di un potere ostile e ottuso, ottenendo in cambio una vita di fallimenti. La sua vendetta è e l'epica caccia all'uomo che segue diventano nel tempo mito e leggenda popolare. Ok, questo è l'intro, ok. Se vi interessa, mettetevi pure comodi che stasera iniziamo subito. Perché iniziamo subito? Perché abbiamo un bel 150 righe di documento Notepad. Sapete che ormai il nostro migliore amico, lo strumento più potente che il signor Bill Gates ci ha messo a disposizione dopo i vaccini, ovviamente, e i microchip da mettere sotto pelle che comunicano con il 5G è Notepad. Oh, John Porchi che ci lancia un bitcoin in faccia, grazie, grazie John Porchi, ancora 9 e mi compro una goleador, mi interessa ma guarderò il VOD purtroppo, va bene, mai farle girare a un bergamasco, assolutamente sì, buona indagine commissario fisso, <ride> ciao Arturo Cravatta, ciao caro. Ti auguro tanti, tanti serpenti e tante tarantole. E vai di Goleador. Non so se ti ho scammato la lettura del messaggio, ma ce l'avevo mutato. Quindi e vai di Goleador. Grazie mille per i 19 bittini, John Porchi. Due Goleador. A tua scelta, decidi tu quali mangerò. Frutta? Quelle blu che fanno veramente cagare, non ho nemmeno idea di cosa sappiano. Liquirizia o Coca-Cola? Ora sono povero. Quelle blu! Quelle blu, quelle sanno di Puffo, sono spremuta di Puffo. Non so se lo sapevi, adesso lo sai. La traccia sotto la balli? La cosa ballo? Cosa vuoi che ballo? Cosa ballo io? Allora, allora, pronti e via, ok? Poi vi faccio sentire a metà live, facciamo una pausa, vi faccio sentire un'altra canzone dedicata al buon Simone Pianetti. Ce l'ho già qua pronta, si chiama La ballata di Simone Pianetti, ve la, fa, ve la farò sentire. Quando arriviamo circa a metà così almeno respiro un attimo. Ora, allacciatevi le cinture di insicurezza. Eh, pronti per questa magnifica storia. Vorrei restare, ma qua in treno, la connessione fa pena. Qualcuno dia un euro a Italo per fargli comprare un wifi migliore. Ragazzi, andate subito, shout out a Italo, andate subito a fargli una donazione. Che forse, magari, mette un wifi più decente. Comunque, Adrin eh, o Edrin, troverai questa live su YouTube tra 24 ore. Quindi, nel caso,. Ci vediamo tra 24 ore su YouTube. Let's go, let's go, let's go. Simone Pianetti nasce il 7 febbraio 1858 da Giovanni e Vittoria Bottani. Simone Pianetti nasce da una famiglia benestante in una piccola contrada chiamata Lavaggi che è una frazione di Camerata Cornello okay? potete andare a vedere su, su Google Maps dove si trova Camerata Cornello è un, proprio un piccolo paesino della Val Brembana okay? in provincia di Bergamo lì vicino uh, c'è San Pellegrino San Pellegrino Terme magari conoscete uh, per chi è di Bergamo come Nicola, Sakishirota probabilmente... Um... Ok, buona buona serata, Edrin. Eh, dicevo, probabilmente magari già sapete. Comunque um, per capirci, insomma, bisogna risalire la Val Brembana. Eh, 15 minuti oggi, a distanza da San Pellegrino. Oggi perché nel 1858 non era proprio una passeggiata. O. Oh, ok, era una passeggiata, ma non era una passeggiata velocissima. Lenizio 17 grazie mille per il follow. Mettiti pure comodo che io sto in piedi e ti racconto la storia di Simone Pianetti stasera. Che non è Panetti, eh? è Pianetti. Dicevamo, diceva, ti piace Zezio il respiro di William? Non ho la minima idea di cosa tu stia parlando. Um, dicevamo, dicevamo, uh, sin, da, sin da giovane il buon Pianetti um, era un personaggio che si distinse per, per l'essere sanguigno, aggressivo e sanguigno. Um, da giovane sparò un colpo di fucile all'indirizzo del padre, senza però colpirlo, per delle questioni legate all'eredità. Quindi, sin da giovane, già sapeva benissimo, aveva delle idee molto chiare no, nella vita e decise um, come Tanti altri conterranei, di emigrare eh, negli Stati Uniti d'America eh, in cerca di fortuna. Questa cosa, tra l'altro, la fece anche mio nonno, che era pure mio omonimo. Uh, nel 1882 si reca a New York, ok. New York con 8.000 lire. 8.000 lire considerate il fatto che 8.000 lire all'epoca era. Sicuramente un'ottima cifra, stiamo parlando di ancora prima del Novecento, siamo alla fine dell'Ottocento, 1882. Uh, inizia praticando diversi lavori eh, fino a che um, entra in contatto con gli ambienti anarchici della città, questo lo forma, um, fonda in, in seguito un, una, una società. Per importare il vino e la frutta con un amico l'amico antonio ferrari tuttavia nella gestione di questa attività ehm, ebbe dei problemi con eh, la mafia locale la mafia locale che si chiamava mano nera era conosciuta come mano nera tra l'altro mano nera poi la troverete citata anche nella canzone che vi farò, che vi farò ascoltare alla me a metà di questa, di questa live la mano nera esigeva un pagamento in denaro, in cambio di protezione, niente di nuovo, niente di nuovo, la mafia così funziona, lo sappiamo tutti, um, però il suo diciamo, temperamento focoso, così come dicevo prima, lo portò eh, a non abbassare la testa, ma eh, bensì a mh, denunciare il fatto, che era una cosa anche un po' abbastanza insolita per l'epoca. Ehm, per via ovviamente dei rischi a cui si andava incontro era molto più facile finire ehm, in mezzo a un fosso con la gola squarciata a quei tempi da un eh, mafioso rispetto magari a oggi no comunque eh, il buon pianetti decide di ehm, andare alla polizia locale ehm, e ehm, la polizia locale, tra l'altro, comandata da un comandante di nome Shirley e eh, un ispettore francese eh, di nome Lacassagne. Um, questi due collaboravano ehm, con lo scrittore Ashton Wolf. Ashton Wolf ebbe l'onore di conoscere personalmente Pianetti, e tra l'altro, qualche anno più tardi, ehm, troviamo eh, in una raccolta di. Mh, di, uh, di racconti uh, delle vicende relative appunto al buon simone uh, il libro si chiama crimini di violenza e vendetta se volete andarvelo a cercare di ashton wolf uh, troverete a un certo punto alcuni racconti uh, relativi proprio al buon simone simone pianetti che appunto racconteranno la, la sua permanenza in, in terra statunitense. Ora, eh, Pianetti denunciò appunto eh, il, il tentativo di estorsione da parte della mano nera, questo eh, portò ehm, all'arresto di una decina di persone, però, però costò anche la vita al, al suo compagno, al suo amico Antonio Ferrari che fu assassinato proprio da mano nera. Questo ehm, portò Pianetti a dover ehm, scappare, ovviamente, perché la sua vita era palesemente a rischio, eh, dovette abbandonare la città, muoversi nell'ombra, eh, sotto nomi, nomi diversi dal suo, per non farsi riconoscere, ehm, e eh, con false generalità riuscì a ritornare in patria. Fece quindi ritorno eh, in, nella sua non amata terra, la Val Brembana. In valle ci rientrò nel 1892. Questo significa che Pianetti um, si emigrò a 24 anni e tornò a 34, 34 anni nel 1892. Um, qui Ritrovò l'ambiente chiuso, eh, quando non apertamente ostile, eh, da cui era, era fondamentalmente scappato eh, in cerca di fortuna verso le Americhe. Tuttavia, eh, anche in Val Brembana. Eh, le cose stavano iniziando a cambiare. Eh, siamo comunque tra l'Ottocento e il Novecento, e in questo periodo abbiamo una serie di rivoluzioni che toccano ehm, anche la, la chiusa, se vogliamo, Val Brembana, eh, tra cui l'arrivo del treno, le grandi opere idroelettriche, nuove industrie e il proliferale di di iniziative um, e, e sia economiche che sociali insomma um, la, anche la Val Brembana si stava si stava muovendo no? Um, in questo periodo ci sarà anche l'apertura di un casino nel paese citato già prima San Pellegrino Terme dove ci sono delle terme ragazzi che vi consiglio e... Um, e ovviamente um, con un relativo afflusso di turisti, tenete a mente uh, appunto questo afflusso di turisti che poi tornerà, um, ci tornerà utile più avanti nella storia. Uh, venne eletto in questo periodo anche il liberale Bortoro Belotti. Suo amico um, per, perché avevano diciamo visioni molto simili. Um, la comune contrapposizione al blocco cattolico conservatore, uh, principalmente, che era un po' um, il, il blocco che uh, manteneva um, le mani ben salde sulla popolazione e decideva un po' di quello che si poteva muovere e quello che non si poteva muovere eh, sulla terra. no? Ovviamente eh, vi ricordo che siamo a fine 800, inizio 900, quindi il potere della Chiesa cattolica è estremamente elevato. Basta davvero un non nulla, eh, una diceria, una... basta che, che il prete, magari il parroco del paese... Faccia il tuo nome e, e ti ritrovi con un bersaglio sulla testa, no? Magari non necessariamente con un, una pallottola in mezzo agli occhi, ma comunque eh, le malingue, le malingue serpeggiano e serpeggeranno per il nostro povero Simone. Um, dico povero perché ora lo scopriamo, lo scopriamo insieme. Um, il buon Simone. Uh, sposò Carlotta Marini nel 1893, quindi l'anno successivo uh, del suo ritorno, dalla quale poi nel corso degli anni avrà nove figli. E, um, con, con la sua sposa decide, decise uh, di aprire um, una, um, una taverna, okay, appena fuori dal centro abitato di Camerata Cornello, in cui si poteva anche ballare. Uh, dopo i primi tempi in cui gli affari andavano bene, eh, probabilmente anche appunto per il flusso di turisti che dicevamo prima uh, di San Pellegrino, um, le cose cominciarono a cambiare. Pianetti venne messo al centro di maldicenze, come dicevo anche prima, come vi avevo anticipato, in cui uh, veniva bollato come libertino, anarchico e anticlericale ma aveva anche dei difetti, mi verrebbe da dire. Perché, <ride> insomma, Cibertino anarchico anticlericale, Dai, siamo amici, nel senso, naturalmente, vabbè, comunque andiamo avanti. Ehm... <ride> cioè così, mi, mi veniva da dire. Comunque, eh, seguì poi un vero e proprio boicottaggio nei confronti della sua locanda. Eh, gli avventori... Venivano messe in guardia dalle autorità politiche ed ecclesiastiche del paese. Quindi, come vi dicevo, quando il blocco eh, conservatore cattolico ehm, decideva che tu no, qui non facevi una cosa, non potevi fare qualcosa, tu quella cosa ad, a, a lungo andare non l'avresti fatta. La gente, tanto prova a giudicare gli altri, è mai se stessa. Cento anni dopo siamo ancora lì. Assolutamente sì, spettro, assolutamente sì. E poi adesso, pian pianino scopri un po' tutto quello che è successo a, al pianetti. Um, dicevamo uh, le, queste, queste brutte queste maldicenze, insomma, che giravano sul suo conto e sul posto che aveva aperto, uh, era dato dal fatto che appunto la sua era uh, una, una balera, una taverna dove si poteva anche ballare. E Ricordate che stiamo parlando sempre degli, del fino, fine 800 no? Inizio 900. quindi, non, cioè, come le discoteche di oggi, mh, quando le ragazze vanno a ballare, eh, nel 1800, fine, fine 1800, sapete cos, come vengono considerate, no? E, um, sì, perché funziona anche adesso così, però vabbè, una volta era peggio viene accusato di favorire appunto atti non consoni di minare alla purezza delle giovani donne ok? vabbè insomma, uno potrebbe dire sti cazzi però il problema è che quando tutto il paese ce l'hai contro poi sono cazzi tuoi mi viene in mente una cara amica che potrebbe essere qui a all'urcare in chat ma che non scrive mai ciao carissima eh, che ha un sexy shop e che ha eh, i vicini di casa che portano giù il cane e fanno cagare il cane proprio davanti alla porta del suo sexy shop 2021 ok non 1890 2021 buonasera pato 37 ragazzi pato 37 è il mio vecchio capitano no vecchio non perché è vecchio eh? è un fiore di uomo Giocavamo insieme a tennis tavolo ed è, è stato appunto il mio capitano nella squadra di tennis tavolo ed è anche il social media manager della pagina, posso dirlo, l'ho già detto, eh, appunto di Simone Pianetti. Simone Pianetti che trovate su Instagram se lo cercate. Eh, è qui perché giustamente deve, deve tenermi d'occhio se dico qualche minchiata. Eh, ho un collare, non è attorno al collo, non vi dico dove è. Eh, che a distanza, se lui preme un tasto, io prendo la scossa quando dico una cazzata. Quindi devo stare molto attento. Va bene, comunque andiamo avanti. Ops, mi sono ho cancellato un pezzo di testo. Eh dicevamo eh, lo scalpore che tutto questo provocò insomma rimbalzò addirittura sui giornali locali tant'è che eh, Bergamo oggi del 13 luglio 1984 riporta eh, proprio di alcuni, di alcuni notabili scusate della valle che si interessavano proprio della questione di pianetti ok di Simone e della sua locanda questo scatenò un accertamento delle tasse di tale portata che lo mandò praticamente sull'astrico. Si vede costretto letteralmente a vendere il locale a un prezzo molto inferiore rispetto a quello che eh, era il suo vero valore. E questo appunto come dicevamo, quando i colletti bianchi, quelli, però quelli solo centrali, decidono che tu qua... Non devi fare affari, tu qua gli affari non li fai. Ok, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti di qualche anno, fast forward. Siamo nell'autunno 1909 e ehm, il buon Simone, con la famiglia, con la moglie e la famiglia e i suoi pochi soldi rimanenti, decide di trasferirsi eh, nel vicino comune di San Giovanni Bianco. Questo perché, insomma, c'era anche un po' rotto i coglioni della situazione. All'interno del paese, eh, costruì una fontana, tra l'altro, in accordo con la comunità che mai gli verrà pagata, almeno almeno a detta sua, insomma, a quanto pare questa fontana non verrà mai pagata, ma verrà utilizzata da tutti. Ok, eh, ovviamente il buon, il buon Simone Famiglia mh, decide di, di prendere i suoi averi ed andarsene. Uh, va in questo, questo piccolo comune uh, vicino, si chiama San Giovanni Bianco, tra l'altro ci sono stato giusto settimana scorsa per portare mio padre all'ospedale um, e um, il giorno della partenza praticamente tutti gli occhi erano su di lui ma nessuno osava salutarlo, no? È, è come quando tutti in ufficio sanno che sei licenziato e manchi solo tu, quindi la gente tipo... Non ti guarda, no? Ti guarda un po' così da lontano, non ti saluta. E pu... È come se puzzi di merda, non lo sai, ma puzzi di merda. Vabbè, insomma, è un po' così, è andata così. Vabbè, eh, poverino, sono cose che succedono. Ma avrà la sua vendetta, lo scopriremo solo tra qualche minuto. O forse qualcosina di più, allora, um, cosa succede a San Giovanni Bianco? Decide di fare eh, un investimento perché. Comunque Simone è una persona intraprendente, è una persona che non demorde eh, con i pochi, pochi soldi che gli sono rimasti ehm, da, dal problema che ha avuto con, ehm, con le, ta insomma, le, le, le tasse, l'accertamento fiscale che ha ricevuto eh, con la balera, decide di fare un nuovo investimento, decide di prendere un mulino, un mulino ehm, sul fiume Brembo, ok? Ora, eh, i mulini ai tempi non erano i mulini di oggi, um, e eh, lui decide di mh, farlo convertirlo in mulino elettrico. Ok, tecnologia uh, nuova per l'epoca. Il mulino elettrico non era una, un, così diffuso, e um, probabilmente era l'unico della Val Brembana. Ok. Ricava da questo mulino eh, l'alloggio per la propria famiglia al piano superiore, eh, mentre um, al pian terreno praticamente fa il, il negozio dove venderà i prodotti del mulino. Ok. Um, dopo poco tempo. Ovviamente anche qua cominciò ad essere additato eh, con la sua farina come portatore di maledizioni e di malattie, tanto che addirittura il suo, il suo prodotto, la sua farina, veniva chiamata la farina del diavolo. Ma aveva anche dei difetti pure quella. <ride> No, questa, questa è la battuta, però, nel senso, ci sarà. Verrà poi scritto un libro nei nostri tempi che si chiama proprio La farina del diavolo. Ve lo consiglio se volete leggerlo. Eh, lo trovate cercandolo. Dai, Siamo nel 2021, ragazzi. Google lo trovate, non mi rompete le balle. La farina del diavolo, eh, la situazione, ovviamente, anche qui eh, molto simile a eh, Ma perché è così odiato? era così odiato um, prima, allora, perché quello che lui faceva, le attività che lui portava avanti, erano attività um, imprenditoriali, diciamo, di nuova generazione, ok? Quindi um, tu devi immaginare, non lo so, per dire, sì, era avanti quei tempi fondamentalmente, no? Anche il mulino, il mulino elettrico... Um, il mulino elettrico era una cosa nuova no? per i tempi, quindi magari non era, non era ancora pronta la gente. Sommate questo al fatto che comunque lui non era rinomato per essere un tipo alla mano simpatico, eccetera. Eh, probabilmente era pure scorbutico e, e, un po', e un po' così violento nei modi. Eh, quindi questo... Eh... Insomma, è un attimo che qualcuno viene odiato, e se viene odiato da un'intera comunità, poi le cose che succedono sono appunto queste. Um, questa situazione eh, lo obbligò ad, 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 ad addobbare, ad abbandonare eh, anche l'attività di mugnaio, e, e questo lo mandò definitivamente sull'astrico. Nel frattempo. Il suo figlio, uno dei suoi nove figli, Aristide, eh, si ammala. Il medico del paese parla di mal di pancia normalissimo, ma i giorni passano e il dolore no. Simone decide qui, quindi di portare il proprio figlio da un altro medico, che invece gli diagnostica un appendicite in fase avanzata. Il figlio viene ricoverato d'urgenza. Eh, questa questione costerà al pianetti un patrimonio, circa 80.000 lire ragazzi 80.000 lire ai tempi erano infiniti soldi. Considerate che eh, a, fine a fine 800 eh, lui andò eh, in America con 8.000 lire che erano parecchi soldi: 80.000 sono 10 volte tanto, quindi eh, insomma, anche questo fu un problema. Eh, e anche questo fu un torto che eh, lui si legò al dito, ok. Dopo essere finito in miseria, eh, cominciò, cominciò scusate, a manifestare comportamenti anomali. Um, da prima dichiarò più volte ad alcuni suoi amici l'intenzione di suicidarsi. In seguito maturò sentimenti di collera e vendetta nei confronti delle persone che a suo parere gli avevano fatto un torto, contribuendo a ridurlo appunto sull'astrico. Ispirato dall'azione del nazionalista serbo eh, Gavrilo Princip, il quale uccise il 28 giugno 1914 l'arciduca Francesco Ferdinando, Decide anche lui di fare questo estremo gesto e di eliminare fisicamente le persone che lo avevano condotto in miseria. Decise quindi di compilare una lista di nomi sul suo Death Note. No, non è vero, non aveva il Death Note. però decise di compilare una lista di nomi. Uh, si, si parla di 40 persone, ok? E. Um, lunedì 13 luglio dal 1914 si consumò la tragedia. Facciamo un, una piccola pausa adesso. Vi faccio ascoltare una canzone. C'è qualche spoiler, ovviamente, su questa storia, ma è una canzone che anche qui um, si ispira a Simone Pianetti. Bene, bene, bene. Non ve la faccio ascoltare tutta perché uno, su YouTube non si sentirà, quindi avranno visto un video muto e secondo, non voglio allungare troppo questo tempo, ma eh, sentitevi assolutamente liberi di andarvi ad ascoltare tutta la canzone eh, che trovate su YouTube. Adesso ho appena chiuso il link perché sono un pirla, però vi, vi giro subito il link. Arrivo. Uh -huh, eccolo qua ve lo lascio in chat per chi volessi ascoltare questo è il pezzo carino carino devo dire anche il video fatto bene Beh, i miei informatori mi hanno detto che i pezzi uh, del pianete uh, non sono così belli ma in realtà a me questo è piaciuto a me questo è piaciuto però va bene ok ci siamo interrotti sul più bello, ok? Come i più grandi stronzi che si interrompono sul più bello. Io mi sono interrotto sul più bello e ora ripartiamo, ok? Lunedì 13 luglio 1914. La mattina del 13 luglio del 1914 Pianetti uscì dalla sua casa imbracciando il fucile. Il fucile a tre canni, tra l'altro. Fucile che... Um, in tanti um, gli invidiavano in paese. Si diresse verso la piccola valle di Sentino. Aspettò nascosto in un cespuglio il passaggio del medico, cond del medico condotto dei paesi di Camerata Cornello e San Giovanni Bianco. Il dottor Domenico Morali, il quale ha solito passare in quel punto per recarsi alla propria Uccellanda, colpevole, secondo Pianetti, di non avergli culato, curato bene il figlio Aristide morto qualche tempo prima. Insomma, vi ricordate la storia di Aristide che abbiamo detto poco fa? Ecco, questo è il medico che um, parlò di mal di pancia, generico mal di pancia, che invece era, non era assolutamente solo un mal di pancia. Ovviamente, eh, pianette, sbuca fuori dal cespuglio e a bruciapelo spara due colpi in pieno petto, ammazza il medico. Sul colpo. I colpi rimbalzano per la Val Brembana. La, la giornata era una giornata piovosa e quello fu solo l'inizio della tragedia. In seguito, Pianetti decise di andare nel centro abitato di Camerata Cornello. Ormai il dado era tratto e voleva portarsi con sé. Tutte le persone che a detta sua gli avevano rovinato la vita, andò eh, all'abitazione del sindaco Cristoforo Manzoni, ma non lo trovò. Fortunatamente, non lo trovò. Entrò nel palazzo, eh, trovò però il segretario comunale Abramo Giudici. Abramo Giudici era ritenuto dal pianetti colpevole dell'ordinanza di chiusura della sua osteria. Ok sua taverna, quella dove, dove le giovani donzelle ballavano oh mio dio ballavano e, e qui Pianetti uccise sia Abramo Giudici che la figlia Valeria, che era vicino a lui la quale rientrava pure lei nella lista eh, perché a quanto pare lo aveva eh, apertamente dileggiato in pubblico in seguito entrò nella casa del calzolaio e giudice conciliatore un certo Giovanni Ghilardi, uccidendolo perché era un suo avversario politico, ma risparmiando il resto della sua famiglia. Raggiunse a questo punto il Sagrato della Chiesa, dove trovò il parroco Don Camillo Filippi e il messo comunale Giovanni Giupponi. Dopo aver fatto un inchino, e aver pronunciato queste parole, la rivirisco signor parroco, lei sa cosa mi ha fatto uccise entrambi il primo perché è ritenuto responsabile del boicottaggio della sua locanda il secondo perché non gli aveva concesso una derivazione dell'acqua di una fontana ok e qui siamo a sei vittime a questo punto ah, c'era una terza persona in realtà terza persona che svenne e probabilmente fu eh, la fortuna fu proprio la sua fortuna perché questa persona non venne ammazzata da Simone a questo punto Uh, Pianetti comincia a scappare, tutti lo sanno, ormai uh, è passato dal centro di Camerata Cornello. Uh, la sua vendetta si è compiuta, non ha portato 40, 40 persone con sé, ma um, comunque 6 persone è riuscito a freddare con il suo fucile a tre canne. A questo punto appunto dicevo, comincia a scappare, scappare attra attraverso il bosco in una contrada chiamata Pianca. Cercando senza successo l'oste Pietro Bottani. Eh, a quel punto eh, raggiunse la frazione di Cantalto, un'altra fra frazione dove sparò a Caterina Milesi, detta Nella, la quale aveva un contenzioso con il Pianetti per via di un debito mai pagato da parte della donna, appunto. Eh, questa, questo contenzioso è testimoniato in una citazione presso il giudice conciliatore, il giudice conciliatore che eh, faceva anche il calzolaio, come dicevamo, e che appunto eh, venne ammazzato dal pianetti. Um, Simone risparmia il nipotino di nove anni che stava con l'anella, Caterina Milesi. Terminato il settimo e ultimo omicidio, si recò nella frazione Cantiglio dove incontrò dei carbonai, carbonai ignari però di tutto, eh, che gli diedero da mangiare. A questo punto si dileguò verso il monte Cancervo, zona che conosceva molto bene per le numerose battute di caccia eh, che, che lì si svolgevano. No? Quindi eh, abbiamo un latitante a questo punto, pluriomicida, sette persone. Uh, che però conosce molto bene la, i boschi dove si sta nascondendo. A questo punto, volevo farvi vedere, volevo portarvi un contributo. L'avete già visto se mi seguite su Instagram. Se non mi seguite, siete degli stronzi, sappiatelo, fatelo subito. Punto esclamativo links. Ok, adesso qua trovate tutti i miei link tra cui anche Instagram. Come vedete qua alla mia sinistra, abbiamo um, il manifesto del prefetto della provincia di Bergamo. Che um... ah, considerate che questa, questa vicenda, questo pluriomicida, uh, soprattutto all'inizio degli anni del Novecento, fu, insomma, mh, a, ebbe una risonanza di un, di un certo spessore, ok? Uh, addirittura il prefetto si spostò, risalì la valle uh, fino a Camerata Cornello, uh, proprio per cercare di uh, catturare il pianetti che si era dato alla fuga, no? Quindi uh, anche queste 5.000 lire non sono poche uh, ed erano il, il premio nel caso in cui qualcuno ehm, riuscisse a trovare, ehm, far arrestare o comunque dare informazioni eh, su Pianetti Simone Pianetti. Ok? Ok, Bello questo, questo reperto storico, mi piace molto questo reperto storico. È stato il mio sfondo del PC per diversi anni, eh, soprattutto nei periodi più difficili, e serviva proprio eh, per, ehm, insomma, intimare a, al mio capo di non rompermi troppo il cazzo. Ok, perché questo voi non lo sapete e ve lo, ve lo racconto ormai adesso, come, così come vi ho raccontato eh, gli omicidi del pianetti, adesso passiamo a tutto il periodo di latitanza. Um, questo che quello che dovete sapere è che qua a Bergamo c'è un detto, eh, un detto che non tutti conoscono, ma che è abbastanza eh, conosciuto in Val Brembana, soprattutto. E questo detto recita. Ve lo dico in Bergamasco e poi ve lo traduco. A che fu come il pianeta, che eh, significa in, eh, in italiano guarda che faccio come il pianetti. È una minaccia. Eh, è una minaccia come a dire: fai attenzione, eh, non parlare male alle mie spalle. O comunque non, non trattarmi come fu trattato il pianetti secolo scorso, perché poi eh, sono cazzi tuoi, no? Bene, bene, questa era una piccola nota di colore che insomma mi piace sempre raccontare. Um, possiamo andare avanti, uh, ci, siamo, ci siamo fermati con il pianetti uh, insomma, nei boschi sul monte Cancervo e da qui parte una ricerca da parte delle forze dell'ordine, giustamente si parla di sette omicidi e, e ripartiamo da qua. La notizia della strage si sparse in tutta la valle. Il centro abitato di San Giovanni Bianco si presentava completamente deserto, con la gente barricata nelle proprie case. I carabinieri fecero piantonare tutti quelli, tutte le persone scampate all'eccidio e coloro che avevano contenziosi aperti con Simone, cominciando le ricerche del fuggiasco sulle impervie cime circostanti. Anche grazie a una squadra di guardie forestali e a una trentina di carabinieri giunti da Bergamo in rinforzo alle unità locali, nella serata del 14 luglio, Pianetti fu avvistato da un gruppo composto da sette militari, con i quali ebbero uno scontro a fuoco, senza però conseguenze fisiche per nessuno. Quindi um, ci troviamo ancora. In, su sul cancervo, eh, il 14 luglio Pianetti viene trovato ma non catturato. ok? 14 luglio è il giorno seguente. Il 16 luglio, quindi due giorni ancora dopo, eh, in paese, arrivò Bortolo Berotti, il senatore, amico, tra l'altro, di Pianetti. Uh, però ormai Insomma, il buon Bortolo dovette prendere le distanze da Pianetti. Contemporaneamente fu posta una, fu posta una taglia di mille lire sulla testa del latitante. Quella che abbiamo visto prima è la versione aggiornata della, um, della, della taglia sulla testa di uh, Pianetti. Il giorno seguente, 16 luglio. Pianetti incontrò una donna tale giacomina giupponi con la quale barattò la sua pistola in cambio di cibo proprio mentre nelle zone circostanti si intensificavano le ricerche con l'aggiunta di volontari per lo più parenti delle vittime 170 soldati appartenenti al 78 reggimento fanteria lupi di toscana e altri 40 carabinieri lo stavano cercando quindi la mobilitazione per eh, scovare Pianetti era, insomma, importante, no? Si parla, eh, si stimano circa 300 persone che cercavano Simone, neo-assassino. Che musichetta che ho messo sotto. Comunque, andiamo avanti, andiamo avanti. Nonostante ciò, nonostante tutto questo... Mh, questo dispiegamento tra forze dell'ordine, militari e, e anche volontari, eh, Pianetti riuscì a dileguarsi. Ok? Proprio eh, in quel momento, l'opinione pubblica eh, cominciò a mutare. In che senso cominciò a mutare? Insomma, noi ci eravamo lasciati a ehm, San Giovanni Bianco, Camerata Cornello, eh, piccoli paesi della Val Brembana. Eh, Praticamente ostili, apertamente ostili, um, ma soprattutto nella loro interezza, compattamente mi viene da dire. Si può dire compattamente, in maniera compatta, ostili verso uh, l'imprenditore. Ok? Qui però, qui però mh, dopo, dopo questo plur, mh, plurimo omicidio, ok? Dopo i primi giorni di latitanza, cominciano a venire a galla, venire a galla, cose che prima non, non avevamo notato, ok? Appunto, correnti di pensiero diverse, che andavano contro quelle che erano state finora, eh, quello che era stato finora il, la corrente di, di pensiero principale, cioè che pianetti eh, vendeva la farina del diavolo, che pianetti era una persona che corrompeva le giovani donne, eccetera, 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 no? Presto la stampa cominciò anche a strumentalizzare questa vicenda. Numerose furono le polemiche tra le varie testate giornalistiche, in particolar modo tra Il Secolo e l'Eco di Bergamo. L'Eco di Bergamo, per chi non sapesse, è eh, filoclericale, diciamo. E quindi ci fu questo, questo eh, queste vedute diverse anche sulla stampa, eh, tant'è che infatti, L'Eco di Bergamo eh, accusò apertamente sulle sue pagine eh, il secolo eh, di riportare notizie in un'ottica anticlericale e di dipingere Pianetti come un liberatore dall'oppressione. Dall'oppressione e dall'imperversare dei feudatari, tra virgolette ovviamente, però insomma capite, capite cosa intendo, ehm, del paese, tipo il sindaco, il medico, il parroco, le, le persone importanti, no? Una volta le persone importanti in un paese erano poche, quelle che avevano magari studiato, o il parroco, o il sindaco che aveva in mano il potere, queste persone eh, erano le più importanti e spostavano tanto l'opinione pubblica, no? Uh, virgolettato, questo adesso vi riporto un virgolettato. Qui tutti sapevano che il pianetti era perseguitato. Chi vuol vivere tranquillo deve essere ossequiante al parroco del luogo? Il parroco è il feudatario ed i paesani si dividono in vassalli e valvassori a seconda della loro astuzia e del loro stato economico. Al pianetti ne avevano fatte tante che non poteva più frenarsi. Questo è il secolo. Il 20 luglio 1914, ok? Quindi, subito subito il giorno dopo eh, questo omicidio plurimo, il secolo non dico che si schiera dalla parte di Pianetti, però comunque dà una lettura di un certo tipo, ok? Di differenti visioni popolari, eh, riferite all'eccidio, parlano anche organi di stampa locali. Preoccupandosi dell'apologia del colpevole in corso tra la gente. Sta di fatto che la popolazione cominciava a vedere realmente Pianetti come un liberatore, tanto che sui muri della zona cominciarono ad apparire scritte a lui inneggianti, tra cui Viva Pianetti, virgolettato, ce ne vorrebbe uno in ogni paese. Ora, piccola pausa e piccolo contributo: Pianetti, uno in ogni paese. Adesso non so se l'avete già notata, ma questa è la mia maglietta stasera. Abbasso un attimo la cam, così almeno vedete meglio. Signor contributo, questo eh, signor contributo, ci sono le magliette del pianetti. Insomma, a chi, a chi potesse interessare dopo il racconto di questa storia, eh, trovate le magliette del pianetti. Magari boh, provate a chiedere a, a Simone Pianetti 58 su Instagram. Lo trovate lì. Um, questa è una maglietta molto, molto vintage, della quale io vado super fiero. Um, vi faccio un altro paio di contributi. Insomma, a distanza di un bel po' di anni, il Buon Simone è stato avvistato in giro. È stato avvistato in giro. Qui ci troviamo in montagna. Questo è il punto più alto in cui il è stato è stato avvistato. Quello che vi ho fatto vedere e poi qua sotto ai piedi della madonnina forse più che dipingere uno che uccide per vendetta e esasperazione come un liberatore era più giusto dipingerlo come una vittima che ha sbagliato e il primo colpevole del sistema è pure la gente che si presta al sistema certo chiaramente, ehm, chiaramente non puoi non condannare gli omicidi <clears throat> vero anche che come dici tu spettro um, questo tu ti devi immaginare paesi, magari di 500 persone, ok? Che tutte si conoscono tra di loro: paesi molto piccoli, paesi che uh, se decidono di metterti una croce in testa, devi, devi andartene. Non puoi fare altro, ok? Quindi è chiaro, bisogna contestualizzare. Siamo nella fine 1800, siamo inizio 900. Uh, questa persona è stata in America, ha visto New York, ragazzi, cioè di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una persona che, volente o nolente, potrà essere scontroso, stronzo, tutto quello che vuoi, però. È una persona che ha visto cosa c'è al di là della Val Brembana, no? Però sono persone che. Il loro guardano solo il loro orticello e lì inizia e finisce tutta la loro vita. Ok, uh, andiamo avanti, poi vi faccio vedere dove è stato avvistato il buon pianetti. Qua a Bergamo, gli adesivi, uno in ogni paese con la faccia del pianetti in mezzo, ci uh, sono stati tre design diversi, li, trova, li troviamo spesso uh, affissi uh, nei cessi dei locali. Sui, um, sui cartelli delle... all'ingresso dei paesi e soprattutto a coprire simboli fascisti tipo svastiche, tipo uh, croci celtiche <coughs> o adesivi di casa pound. Il buon pianetti insomma fa della pulizia anche nel 2021 a quanto pare. Ok, andiamo avanti. Um, eravamo arrivati al secolo. Mentre. allora, nel frattempo. Uh, mentre, mentre i giornali si facevano un po' la guerra, le ricerche non davano alcun risultato. Tanto che, il 29 luglio del 1914, il prefetto di Bergamo, Antonio Molinari, ammontò a 5.000 lire la taglia sulla testa del fuggiasco. Tant'è che l'abbiamo visto prima. Il... <coughs> eh, la, la taglia la stampa della taglia eh, a 5.000 lire, ve l'ho fatta vedere prima, eh, senza tuttavia a, eh, ottenere gli effetti desiderati il 27 luglio le autorità autorizzarono il figlio Nino Pianetti a recarsi tra i monti al fine di incontrare il padre e convincerlo a costituirsi. Il ragazzo, trovato il genitore, gli consegnò due lettere scritte dalla moglie e dall'amico Bortolo Belotti che gli consegnavano di consegnarsi alle autorità. Per contro, Simone, dopo aver scritto una struggente lettera di risposta alla moglie, disse al figlio: Non mi troveranno mai né vivo né morto. Questa tra l'altro è una frase che è stata ripresa poi eh, nelle canzoni eh, contemporanee eh, ispirate al pianetti, dedicate a lui. In effetti eh, questo episodio, quindi il 27 luglio 1914, è riportato da tutti i quotidiani dell'epoca come l'ultima volta di cui si, ebbe, uh, si ebbero notizie documentate di Simone Pianetti, perché Simone proprio scrisse la lettera che uh, il figlio poi consegnò alla madre. Uh, ovviamente alla moglie di Simone. La sua latitanza tra i monti della Val Brembana fu aiutata anche dalla complicità di carbonai e pastori che vivevano a quelle quote. Essi lo consideravano, appunto, come abbiamo già capito, una sorta di giustiziere. Quindi gli veniva offerto da loro il cibo e spesso anche il tetto eh, sotto il quale rifugiarsi e dormire, no? A tal riguardo, eh, le cronache dell'epoca riportano la condanna a un anno di reclusione, poi ridotta a sei mesi, di due mandriani, i fratelli Giorgio e Carlo Manzoni, re di aver ospitato il pianetti nella loro baita dal 20 luglio scusate, al 2 agosto, mentendo ai carabinieri e coprendone la fuga. L'inafferrabilità del fuggiasco, aiutata anche dagli eventi eh, internazionali che annunciavano l'arrivo della prima guerra mondiale anche in Italia, favorirono una sospensione delle ricerche, facendo passare in secondo piano <coughs> la vicenda. Nel frattempo la giustizia eh, continuava, perseguiva il suo corso. Il 25 maggio 1915 Scusate, presso la Corte d'assise di Bergamo si concluse il processo a suo carico, imputato in contumacia. La sentenza di condanna all'ergastolo fu accompagnata da cinque anni di segregazione cellulare continua, dall'interdizione dei pubblici uffici, dalla perdita della patria potestà e dell'autorità maritale, nonché dall'interdizione legale, con conseguente annullamento del testamento da lui sottoscritto. Quindi praticamente gli fecero tutto quello che potevano fare, ok? Venne inoltre ovviamente messo un nuovo ordine di cattura nei suoi confronti. Uh, questa volta era già un condannato. Ok, il corpo di Simone Pianetti non fu mai trovato, partendo da questo presupposto. Furono numerose le ipotesi riguardo alla sua sorte. Uh, la famiglia fornì una tesi. Che, quella che il loro congiunto fosse morto tra le cime dei monti Cancervo, tra Cancervo e Venturosa, eh, pochi giorni dopo l'incontro con il figlio Nino. Questa versione, perorata dallo stesso figlio, non ha mai convinto gli abitanti della zona e eh, ovviamente c'è una buona probabilità che venne fornita al fine di quietare gli animi no? e permettere anche alla famiglia di vivere un po' una vita più tranquilla. Mm. Uh, tuttavia, numerose e contrastanti voci indicano il fuggitivo latitante nel continente americano. A suffragare tale ipotesi sono alcune lettere rinvenute nonché le testimonianze di Domenica Milesi. La donna, originaria di San Giovanni Bosco, aveva conosciuto Pianetti per via della comune appartenenza politica affermò di averlo incontrato presso Ciudad Bolivar, città venezuelana presso la quale era migrata con il proprio marito questa racconta di essere venuta in contatto con il latitante tramite un commerciante siciliano residente a Pittsburgh che è arrivato in Venezuela per affari le comunicò di aver fatto conoscenza con un suo conterraneo, un tale Pianetti <ride> la donna chiese allora di eh, potersi mettere in contatto con quella persona giustamente Dopo nemmeno un mese, Pianetti, secondo la testimonianza della donna, si recò presso di lei, le consegnò alcune lettere e un po' di soldi. Da inviare la propria famiglia in Italia, raccontando di essere riuscito a fuggire, dapprima nascondendosi tra i fasci di legna trasportati da un carretto, e successivamente recandosi, mediante gli uffici di una persona molto influente nella zona, zona all'ufficio visti della questura di Bergamo, che gli fornì un passaporto con false generalità con il quale poté imbarcarsi su una nave diretta nell'America del Nord. Ora, questo, questa versione dei fatti. Bevo un goccio d'acqua, scusate. Questa versione dei fatti coinvolge anche le autorità, no? Cioè, lui venne condotto in questura e all'ufficio visti eh, gli diedero un passaporto con false generalità, questo per riuscire ad emigrare e andare in Venezuela. Ora, Anzi, no, in America del Nord e poi successivamente in Venezuela. Poco importa, comunque, insomma, la teoria rispetto a questa stranezza, se vogliamo, è, uh, è questa. Dato che um, Pianetti, man mano che passava il tempo, stava riscuotendo sempre più simpatia negli strati più bassi della popolazione. Um, con la paura di una rivolta ok uh, la polizia decise di non catturare Simone ma uh, di farlo di farlo scappare quindi per evitare uh, di alimentare fama importanza che poi arrivarono addirittura a leggenda e a mito um, la polizia Zitti zitti, guappi guappi, insomma, um, spararono il nostro, il nostro conterraneo amato Simone Pianetti eh, su una nave diretta in America del Nord. Può essere, può essere, non si sa se effettivamente è la verità, però... Può essere. Un'altra ipotesi eh, sostiene che Pianetti fosse invece emigrato fuggendo dalle Orobie verso la Valtellina, raggiungendo quindi il cantone Grigioni in Svizzera. Qualche decennio più tardi, nel 1943, alcuni abitanti della zona sostennero di aver incontrato un anziano signore a girarsi tra i monti Cancervo e Venturosa, poco distante dalla contrada di Cespedosio ebbero un rapido scambio di battute dal quale è emerse la vera identità Simone Pianetti, appunto, allora ultra-ottantenne, che si intrattenne in particolar modo con una coetanea per poi sparire nuovamente nei boschi circostanti. Oh, in realtà questa versione, questa, questa, questo avvistamento del Pianetti uh, ovviamente non è mai stato um, confermato, quindi non si sa... <coughs> se erano persone che avevano bisogno di mantenere vivo il nome del Pianetti o uno scherzo insomma qualcosa o se effettivamente questa cosa eh, successe ok non lo sappiamo non si sa Le, alcune voci popolari di corridoio riportano che Nino Pianetti il figlio quello che aveva, ebbe avuto contatto Uh, ci arriviamo anche alla quella che potrebbe essere la morte di, del pianetti uh, siamo quasi arrivati uh, la, appunto voci di corridoio voci del popolo uh, dicono che il buon figlio nino pianetti quello che vide per ultimo uh, il padre simone uh, si trasferì poi uh, successivamente nella città di milano e confido a conoscenti che il padre effettivamente fosse emigrato nelle Americhe per poi tornare con una falsa identità in Italia, dove trascorrere gli anni della vecchiaia. Il suo ultimo domicilio, a quanto pare, sarebbe stato proprio presso l'abitazione del figlio, quella l'abitazione milanese, ovviamente, dove sarebbe morto nel 1952. Ok. Ora, i risvolti giudiziari di questa di questa situazione arrivano quasi fino ai giorni nostri, fino al 2017, ok? E adesso vi spiego. Vi spiego perché. La situazione giudiziaria del pianeta è singolare. Nel periodo in cui si svolsero i fatti, in Italia esisteva l'istituto della purgazione, grazie al quale se un reo condannato in contumacia si fosse consegnato alle autorità, dopo la sentenza, la condanna si sarebbe dovuta annullare e il processo reistruito. Nel 1968 la procura di Bergamo, 68, eh, la procura di Bergamo riaprì il fascicolo dichiara dichiarando il reato prescritto, ok? In mancanza di una dichiarazione ufficiale di morte, perché la procedura non venne mai avviata né dalla procura né dai parenti, no? Mm, cosa, cosa successe? Successe che praticamente fino al 2017 il pianetti risultava ancora legalmente in vita con l'improbabile età ovviamente di 159 anni <ride> quindi pianetti vive ancora legalmente pianetti vive ancora nei nostri cuori e anche a quanto pare nei registri di, <ride> di Bergamo <ride> pazzesco pazzesco davvero cioè legalmente lui non è morto no e nel 2017 aveva ancora 159 anni. Uh, vi, do, vi do un po'. Eh, questa è la storia. È, si conclude così la storia del, del Buon Simone. Se poi Pato37 decide di darci dei contributi uh, in chat, insomma, fai pure, caro. Nel frattempo, io vi do un po' una lista di um, curiosità di. di di, di cose che sono successe attorno a questa, questa figura eh, che è sicuramente molto folcloristica, se vogliamo. Allora, vi ho già parlato uh, dei libri: ci sono uh, un, un libro che si chiama La taverna del diavolo, un altro che si chiama La farina del diavolo. Comunque, se cercate come al solito su Google Simone Pianetti, trovate tutto. Libri a cura, eh, anche, a, anche a cura del nipote, uh, spesso e volentieri. Il, oh, non mi ricordo se è nipote o pronipote, magari Pato se riesce a dirmi in chat se ci sei, uh, non ricordo se è nipote o pronipote, comunque, um, insomma, un suo discendente diretto. Si occupa di mantenere viva un po' la memoria di, eh, o la leggenda se vogliamo, eh, del nonno. Um, ci sono adesivi e t-shirt in giro. Ora vi faccio vedere qualche, qualche adesivo. Abbasso anche un po' la musica, che mi sta dando fastidio. ehm um, Ovviamente io chiudo le finestre perché sono un coglione, poi le devo andare a recuperare. Ok, il Buon Pianette è stato avvistato anche addirittura, addirittura, sul cammino di Santiago de Compostela. Eccolo qui, adesso vi faccio, vi faccio vedere il dettaglio il dettaglio tra l'altro come vedete sotto al pianetti uno in ogni paese punto esclamativo eh, come vedete 1858 non è ancora morto non c'è una data di morte e sotto c'è pure la popolare ciclistica che insomma fa ancora parte del giro qua ehm uh... Ovunque, ovunque, ovunque. No, ma guarda che letteralmente ovunque. Sempre tornando sul cammino di Santiago, potete ammirare i pianetti. <ride> sul cartello. Uh, qui lo troviamo... Troviamo anche qua in montagna. Ok. Uh, andando avanti. Buonasera Albi, buonasera, buonasera. <coughs> Lo troviamo, è stato avvistato anche a Castagneto Carducci, non ho la minima idea di dove si trovi, però Castagneto Carducci, come vedete, anche qui è stato avvistato, è stato avvistato anche nel comune ovviamente qui vicino, Bormio, eccolo qui. Ma, 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 ma. Anche un po' più in giù, anche un po' più in giù, è stato avvistato ed è qua a Palermo, sul cartello di Palermo, come vedete dall'immagine, dal contributo. Un altro posto dove è stato avvistato, qua, con l'adesivo più vecchio, la versione originale di eh, Pianetti. Eccolo qua, quella che ho anche io sulla maglietta, uno in ogni paese, Simone Pianetti, data di nascita senza data di morte, comune di Poggio, Sanremo. Ovviamente Pianetti, eh, dopo tutto il successo che ha, che ha riscosso, eh, si è fatto anche una bella vacanza a Sei Moritz. Ci sta, ci sta, aveva bisogno anche lui di riposarsi. Dopo tutti quelli che ha ammazzato, giusto? Insomma, va bene, questa potevo risparmiarmela. Qua non c'è l'adesivo del Pianetti, ma secondo me. Secondo me. Possiamo. Anzi, no, forse è là sotto l'adesivo. Ma comunque, secondo me, uno in ogni paese è abbastanza chiaro come. Come citazione è abbastanza chiara ecco qua vedete che c'è anche la via pianetti non credo proprio che sia dedicata a quel pianetti però sotto eccolo lì è stato avvistato pure via pianetti e insomma va bene è stato avvistato un po' ovunque esatto non confondiamo simone pianetti con simone panetti perché sono assolutamente diversi ora t-shirt adesivi scritte sui muri, dicevamo, canzoni dedicate, ne abbiamo ascoltata una in apertura, quella dei Folkstone e l'altra invece a metà live. C'è un gruppo di tifosi a Talantino che si chiama proprio Manipolo Pianette e eh, infine vi consiglio di andare a vedere uno spettacolo teatrale, coi, se non ricordo male, con i burattini, che si chiama Il diavolo in valle. Sempre, ovviamente, Uh, ispirato alla leggenda di Simone Pianetti. Signori, io qui ho concluso tutte le informazioni e tutte le curiosità um, relative a Simone Pianetti e uh, adesso è arrivato il momento. Secondo voi, Pianetti è un assassino o è un eroe? O oh, entrambi. O oh, entrambi. Va bene, va bene, va bene. Allora, felice di aver eh, raccontato la storia di Simone Pianetti. Uh, ringrazio tutte le persone che hanno deciso di... Um, Investire del loro tempo... Per seguire questa, questa live... Spero... Uh, per chi c'è stato... Spero che vi sia piaciuto... Uh, per chi... Per chi ci segue... Da YouTube... Grazie mille per essere stato qui... Se sei ancora qui... Commenta pure qua sotto... Eroe o assassino... O entrambi... Stasera... Dato che abbiamo parlato del buon pianetti, io direi di fare un ride a tema. Un ride a tema. Un ride a tema. Andiamo dalla buga. La buga parla sempre di gente che si ambazza, che si squarta, che si mangia, che voglio dire, no? In tempo per un saluto, buonasera musicolocchi. Ma come andiamo? Spero, spero, tutto bene. Ah, John Porchi non ha scritto un messaggio tutta sera in chat. Ho detto Bugalalla, Trick si è svegliato, eh? Come non mi stupisci, John Porchi. Come non mi stupisci. Comunque, signori, il musicolocchi ha cambiato. Uh, ha cambiato setup, quindi mi raccomando andate a seguirlo, che sono curiosissimo anch'io io di, di vederlo. Uh, hyper Albi anche lui streamma, quindi date, insomma, scambiatevi follow. John Porky streamma, ma nel mio canale, quindi non vale. Potete andare a seguire il suo canale Natiche Selvatiche, però, insomma, così è. Va bene, ragazzi, grazie mille per essere stati qua, davvero. Uh, andiamo dalla Buga, giustamente, perché. perché... Perché sì, insomma. Uh, ci vediamo domani sera. Domani sera uh, seguite Instagram e scoprite di cosa parliamo. Buonanotte e buone botte. Salutatemi la Buga.